Salve ragazzi, cari amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno, in una nuova puntata di Te la do io la Malesia. Quest'oggi tratterò un argomento molto interessante, ovvero dove dormire in Malesia. Molti diranno, sì, però su internet si trova tutto, si trovano hotel, ostelli, guest house e qualsiasi tipo di alloggio o posto per andare a dormire una notte. In realtà non è così perché in Malesia ci sono tra una foresta e l'altra dei villaggi, delle piccole città, cittadine talmente sperdute che non figurano sulle guide internazionali, non figurano, ovvero le strutture ricettive non figurano su Expedia, su tutti quei circuiti in cui è possibile prenotare via internet e quindi la cosa potrebbe sembrare abbastanza difficile, ma in realtà non è così. In qualsiasi località, anche una città piccolina, è possibile trovare degli alloggi. Si possono anche trovare utilizzando la funzione GPS cerca di un qualsiasi telefonino cellulare di quelli moderni, con Android per esempio, oppure con Windows 8, oppure col sistema operativo della Apple. Ecco, è possibile trovare queste strutture. L'unica cosa, se voi cercate alla voce hotel, bed and breakfast, guest house, non troverete niente, non troverete nulla. La parola magica voi dovete cercare su internet INN, tre lettere, Italia, Napoli, Napoli, INN. Cercate questa parola qua e tutte le strutture che appariranno con la bandierina sulla mappa sotto questa voce qua sono degli alberghetti, ecco, sono strutture molto semplici per chi viaggia, danno un posto per dormire, non sono assolutamente a livello europeo e sono più o meno, io oggi sono arrivato in un posto in mezzo nella giungla, qui ce n'erano 5 di queste strutture qui. Le ho viste tutte per cercare di individuare se ce ne fosse una migliore dell'altra. No, indicativamente sono tutte uguali, anche la fascia di prezzo si parla di poco di più di 10 euro, sui 12 euro a notte per una camera che vi faccio vedere, una camera standard, anzi quella che sono io è già bella perché è già una camera doppia, c'ha due letti, per cui c'è anche il frigorifero, ci sono anche delle cose molto più spolmonate, la fascia di prezzo sempre indicativamente, quella che ho visto io, quella. Ecco. Se uno volesse qualche cosa di livello superiore, no, qui nella giungla non c'è niente. Nelle città più grosse potete trovare le catene internazionali, hotel di lusso, tutti i comfort, potete spendere quanto volete. Qui più o meno il livello è tutto standardizzato sulla stessa fascia, ovvero quella dei 12 euro, che possono sembrare pochi, però in realtà per quello che ti offrono ti danno veramente quello che stai spendendo. Non è come in Cina che con 10 euro trovi degli hotel bellissimi, moderni, con tutte le strutture, con dentro anche il computer nella camera e tutto quanto. Comunque ti danno il wifi gratuito, c'è un frigorifero. Io ho anche la finestra, non è detto che queste strutture qui abbiano le finestre, a volte sono proprio dei loculi, ti mettono lì, e che ho avuto la fortuna di beccarmi anche un mio di qua, al lato di qua, dove sto guardando c'è una finestra, guarda, c'è un laghetto di fronte, non so, adesso è notte, fuori non si vede nulla, vi faccio un po' vedere com'è una stanza tipo, giusto per chi viaggia, ecco, questo, quando arrivate c'è uno specchio, la TV, vi danno sotto il telecomando. Io la televisione non la guardo mai, proprio non mi interessa mai la televisione. La porta c'ha una specie di chiusura di sicurezza, sto catenaccio, questo coso, che se uno cerca dall'esterno di aprire comunque si blocca. C'è un armadio spolmonatissimo, un frigo, vi danno, sotto vi danno l'acqua, ecco l'acqua è compresa con il prezzo. E ecco, i letti sono semplicissimi, però guardate, è pulita perché capita anche che in questi posti qui proprio capita di ritrovarsi nel lettopaio, per lo standard del posto è pulito, c'è
Qui ci sono tutte le prese, questa è una presa internet per chi usa l'internet via cavo, c'è il wifi, qui scrivono la password, come vi ho detto la finestra, fuori è notte, e qui dentro c'è anche il condizionatore, io il condizionatore non lo uso mai, preferisco il caldo, non lo uso il condizionatore. Comunque nel prezzo c'è il condizionatore. Questa qui è la tazza del cesso, la carta igienica non c'è mai, qui usano questo spruzzio. Ecco qua, come potete vedere in questo hotel tutto è distrutto, sono usciti fuori i fissure, lo rimetto nel muro, attacco, teniamo un po' il getto. Ecco, questo qui non usatelo troppo perché poi c'è il rischio che ci prendiate gusto e poi dopo la cosa potrebbe dare assuefazione. Continuiamo, abbiamo il doccione, ecco qui l'acqua in questi posti qua è la cosa più preziosa che esiste, per cui è tutto limitato, esce proprio un filo d'acqua, e guarda, qui aperto al massimo, esce giusto un filo raso al muro, ecco qui non so se funziona, vediamo, ecco, no, qui stranamente l'acqua c'è, ma c'è anche l'acqua fredda e l'acqua calda. Vabbè, l'acqua calda in questi posti qui non serve. Ecco, questa è un po' la struttura come messa. C'è anche un quadro bellissimo che ritrae degli elefanti in una situazione allegorica con una palla ricamata. E è un bellissimo tappeto. C'è anche il welcome per entrare nel bagno. Benvenuti. Ecco qua, vi appoggio la macchina fotografica sulla televisione al suo posto. Ok ragazzi, ecco, questo è un po' quello che volevo dirvi circa le strutture ricettive, per cui voi potete viaggiare tranquillamente anche se non trovate nulla usando i siti internet, non è detto che non vi sia nulla. Cercate usando Google Map INN. Quando lo cercate dalla località in cui vi troviate, automaticamente il software vi fornisce i palloncini con le lettere di quelli più vicini a voi, poi andate lì, ve li andate a vedere, sono tutti uguali, può cambiare poca cosa. Poi sono gentilissimi, mi hanno fatto tenere la moto dentro nella hall, mi fanno no, mettila qua, me l'ha presa, me l'ha messa dentro. È proprio in Italia non ti fanno portare dentro una moto queste cose qua, sono proprio gentili, accoglienti, i posti sono alla buona, si vergognano quasi perché capiscono, vedono. Io stranamente un po' ho le sembianze occidentali, vedono le sembianze occidentali e sono un po' timidi, nel senso che si vergognano un po' a offrire un livello di questo tipo, però io proprio non mi scandalizzo, io uso, anzi io guarda, avessi con me un posto sicuro dove mettere l'amaca, dormirei fuori nella giungla, proprio bello tranquillo, anzi meglio nella giungla che in questi posti qui di cemento, così. Ok ragazzi, continuate a seguire le mie puntate di Te la do io la Malesia e vi racconterò tante cose interessanti, quello che vedo, farò dei piccoli report e ci vediamo alla prossima. Ciao!